Questa è quasiradio.it. Quasiradio.it. Buongiorno, mi trovo qui alla presenza dei nostri amici quasi in radio, che ringrazio. Ringrazio perché hanno scelto questo piccolo pezzetto del Molise, in particolare l'Alto Molise, Castel del Giudice. Attratti da cosa? Attratti da uno sviluppo territoriale sostenibile e che può essere in realtà un progetto pilota per tutti i piccoli centri che sono marcati da questa forte desertificazione e spopolamento. A Castel del Giudice siamo riusciti, con sicuramente molto sforzo, però con tanta soddisfazione e tanto entusiasmo, un po' l'entusiasmo dei bambini, quello che non ci deve mai abbandonare, a far tornare gente sul territorio, a creare posti di lavoro e a realizzare una controtendenza. Ed è così che dal 2000 partono progetti di sviluppo territoriale e in particolare realizziamo tramite una STU, società di trasformazione pubblico-privata, quello che è un borgo diffuso recuperando le vecchie stalle dei nostri anziani. Anziani che però ora sono orgogliosi di vedere questo nuovo borgo avere vita. E poi recuperiamo le scuole, scuole dove non c'erano più i bambini e sono state trasformate in una residenza sanitaria per anziani ed una residenza per anziani. E così il fiume Sangro adesso viene sviluppato, è stato ripulito e ospita turisti per attività appunto di rafting. E ancora, la parte più importante dello sviluppo sostenibile è quello che è stato l'attivazione dei meleti biologici. Meleti biologici dove sono state recuperate oltre 70 essenze di mele autoctone, è stato realizzato anche il giardino dei frutti antichi che ospita scolaresche che vengono continuamente e non da ultimo lo sviluppo del birrificio agricolo Malto Lento, dove perché agricolo? Perché noi curiamo, trattiamo quello che è l'orzo e produciamo quello che è il luppolo, che sono alla base della produzione della birra. Perché però c'è il comune, c'è lo stendardo del comune? Perché tutte queste attività nascono dalla presenza dell'istituzione comunale, dalla presenza di un sindaco illuminato che è Lino Gentile e dalla presenza di tutto un insieme di ragazzi e di paesani che ci hanno creduto. Ma perché ci hanno creduto? Perché l'amministrazione è stata brava nel coinvolgerli. Quindi questo meccanismo partecipativo è sicuramente alla base di tutto. In ultimo abbiamo anche avuto questo progetto SPRAR e le famiglie che sono venute adesso lavorano qui e i bimbi vanno a scuola. Vedere di nuovo i pulmini pieni di bambini è sicuramente un sintomo che ci fa credere, sperare e continuare il nostro percorso di sviluppo. Quindi, che dire, vi aspettiamo a Castel del Giudice, vi aspettiamo per la visita del Borgo Tufi, per la visita del birrificio Malto Lento, per fare il rafting, per percorrere i nostri splendidi sentieri sia in mountain bike che a trekking piuttosto che a cavallo. Castel del Giudice è da gustare perché c'è una tradizione enogastronomica fantastica, ma è da vivere perché c'è un ambiente, cultura, c'è tutto. Venite.